configurando. Vai, puoi partire, Fabio. Bene, allora buon pomeriggio a tutte e tutti. Mi scuso intanto del ritardo, come si dice, problemi tecnici ci hanno portato a questo quarto d'ora accademico di ritardo e quindi non perderò tempo ulteriore in cose inutili. Dico che stiamo iniziando la presentazione di un volume della Biblioteca della Miscellanea Storica della Valdelsa, è la terza di un ciclo di iniziative che come società storica abbiamo organizzato, ahimè, online attraverso lo strumento Zoom negli ultimi mesi. Abbiamo presentato l'ultimo volume uscito della Miscellanea stessa e poi il volume di Barbara Gelli, che è il penultimo della biblioteca della Miscellanea Storica della Valdelsa, e oggi presentiamo il volume di Franco Ciappi e Silvano Mori dal titolo Beccuccio, bicchieraio da Gambassi, competenze professionali e mobilità sociale nella Firenze rinascimentale. Mi fa particolare piacere avviare questa presentazione perché Silvano Mori e Franco Ciappi sono due colonne storiche della nostra società. È un lavoro su cui si sono impegnati da anni, abbiamo avuto nel tempo molte occasioni di parlarne e è venuto fuori anche graficamente un volume molto bello che spero possiate avere e sentire nella sua materialità fra le mani, diciamo molto presto, e lo presentano il professor Sergio Tognetti dell'Università di Cagliari, docente di storia medievale, e il professor Paolo Cammarosano, presidente del CERN di Trieste e direttore della Miscellanea Storica della Valdelsa e di questa nostra collana. A cui quindi darò subito la parola, chiedendo però prima di intervenire al sindaco del comune di Gambassi Terme, Paolo Campinoti, con il quale abbiamo insieme organizzato questa iniziativa. Prego, sindaco. Grazie mille. Sono felice di cogliere l'occasione per esprimere la mia gratitudine alla Società Storica della Valdelsa, perché compie, secondo me, un lavoro che è fondamentale, importante e che tanti dicono di dare per certo e assodato e presente, ma che invece non lo è se qualcuno non si prende la responsabilità e la voglia di lavorare al riguardo, mettendoci molto del proprio tempo, molta della propria passione, ci mancherebbe altro, ma anche molta dedizione per poter far sì che ci siano pezzi importanti di storia puntuale delle nostre aree che vengono riportati alla luce. È uno dei tanti lavori che sono stati fatti, e quindi naturalmente questo ha dato vita a una biblioteca importantissima anche dal punto di vista della propria capacità e della propria completezza. Mi soffermo su questo perché questo, come tanti altri, però più di tanti altri lavori, ha in sé la capacità di spiegare attorno alla figura di un personaggio importante che partendo da Gambassi ha avuto la sua, diciamo, ascesa all'interno della società di Firenze di allora, di pieno Rinascimento, quindi naturalmente in un momento importante per la città, anche a livello, definiamolo modernamente globale, totale, però ecco, attorno ad esso si ricorda ancora tutta una serie di strutture societarie, comunitarie, di organizzazione del lavoro e della divisione dei compiti all'interno della comunità anche di Gambassi, che naturalmente è una ricostruzione, costituisce una ricostruzione preziosissima e inaspettata, in attesa, perché se si fa caso a quello che potrebbe essere l'aspetto storico che come si individua rispetto a quelle sulle conoscenze scolastiche, le persone che come me non hanno una, diciamo,
non hanno avuto alle spalle un approfondimento sufficiente da poter essere diciamo edotti su quelle che sono le gli sviluppi della propria comunità negli anni che tratta questo libro, quindi tutto il 400, l'inizio del 1500, ecco, tutta questa anche del 1300, iniziando dal 1300, tutta questa parte di sviluppo economico e produttivo dell'area sarebbe ignota e verrebbe, diciamo, derubricata come attività facilisticamente riconducibili a agricoltura, selvicoltura e tutto quello che c'è ammesso interno ad essa, e tutte quelle sono le attività legate alla terra, al territorio, con poche eccezioni. Invece si scopre che la società, la comunità gambassina, era una comunità, per quanto poi potesse essere traslato nel periodo, una comunità che aveva una importante componente produttiva, vogliamo definirla pre-industriale in maniera, secondo me, un po' azzardata, però comunque sia una comunità produttiva importante che si staccava da quello che è il preconcetto legato allo sfruttamento, al mero sfruttamento delle doti che il territorio fornisce naturalmente. Quindi, ecco, il leggere che nel maggior periodo di sviluppo si contavano all'incirca un che erano annotate come dediche da in là di quella può essere la curiosità e la novità che viene portata nell'analisi di quello che è la storia di un territorio da quest'opera. Da lì poi addirittura una ascesa sociale, un contatto diretto con una realtà importante che comunque già anche oggi viviamo e vediamo piuttosto lontana, come quella di Firenze, figuriamoci un po' all'epoca, ma che comunque riusciva ad essere centralizzante, riusciva ad essere attrattiva non era così scontato poter arrivare lì e affermarsi dal punto di vista del proprio ingresso in società all'interno di una specializzazione che veniva portata poi da luoghi che erano sì nell'ambito di interesse fiorentino, ma che erano ancora più distanti di quello che sono adesso. Quindi immaginiamoci un po' l'arrivo dalle campagne remote di questi specializzati in attività produttive che comunque trovavano il loro posto in una società che era comunque ben strutturata, in ascesa, importante dal punto di vista di quello che è l'economia e anche di tutte quelle erano le influenze sul mondo di allora. Firenze all'epoca giravano già importanti quantità di denaro, insomma era una città importante da questo punto di vista, e il punto è il fatto che una piccola fetta della comunità si affermasse e creasse un cordone con la fiorentinità di allora è un qualcosa che tutto sommato la dice lunga su quello che è il rapporto che questa parte di territorio ha con tutta il resto della Toscana, quella che potremmo definire La Toscana, quella magnifica, quella che conosciamo tutti e dalla quale molte volte, se non ci fosse questo lavoro qui che è stato fatto con grande precisione e anche con un linguaggio che io ho trovato interessante e scorrevole dal punto di vista di quello che è naturalmente una saggistica da parte dei due autori, e quindi naturalmente senza tutto questo non avremmo contezza di quanto poi alla fine siamo stati dentro un pezzo di storia importante della Toscana, e questo deve farci comunque pensare che Gambassi a pieno titolo fa parte di quello che è il circuito dello sviluppo del nostro territorio regionale. Quindi grazie ancora, grazie a tutti, penso che da qui si possa partire per poter affrontare quelli che sono i contenuti in maniera più diciamo completa. Io mi sono soffermato su quelli che naturalmente interessano maggiormente una visione ampia del collocamento del nostro territorio all'interno della Toscana e di quello che è la storia della Toscana.
Grazie Sindaco Campinotti, anche per l'attenzione che il Comune di Gambassi poi ha sempre nei confronti della società, e grazie per aver ricordato anche questo aspetto dell'importanza di una storia delle attività produttive e artigianali che stanno accanto a quelle più famose di tipo artistico, no? E questo mi porta a ricordare che come società storica stiamo organizzando un convegno che ci sarebbe stato in questo periodo se non fosse stato per il Covid, e che faremo nella primavera del 2022 proprio sulla storia delle attività produttive in Val d'Elsa, trasversalmente a diverse epoche storiche, perché ci sembra che questo tema sia unificante per queste aree, sia un buon tema trasversale, diciamo, attraverso il quale pensare l'intero sviluppo e l'evoluzione dei modelli di sviluppo della Val d'Elsa, fino ad arrivare all'oggi, ai problemi, alla crisi e alle difficoltà dell'oggi. Ecco, io non grazie, quindi non prenderei ulteriore spazio e darei subito la parola al professor Sergio Tognetti, come dicevo prima, docente di storia medievale dell'Università di Cagliari, per una prima relazione di presentazione del volume. Prego. Grazie a tutti. Sono particolarmente contento di presentare questo bel libro, diciamo, per l'amicizia che mi lega agli autori, ma anche per la qualità del prodotto realizzato. Questa monografia di Franco Ciappi e Silvano Mori si inserisce nel contesto delle storie relative al grande artigianato toscano. Non è assolutamente un lavoro di storia locale, anche se parte da una realtà locale molto specifica, ma, ripeto, si colloca in un contesto molto più ampio, che ha a che fare con quello che è lo sviluppo delle manifatture e con il grado di valore aggiunto che gli artigiani toscani davano alle produzioni nel periodo compreso tra il tardo medioevo e il Rinascimento. Come esplicitano gli autori nell'introduzione, questo lavoro è nato da una specifica curiosità intellettuale, cioè dare una collocazione precisa, storica e archivistica, a suggestioni che provenivano da una parte da citazioni delle vite degli artisti di Vasari e dall'altra dalla necessità di inquadrare meglio la committenza di alcune opere d'arte che non sono conservate in piccoli musei o in chiese di campagna, ma si trovano agli Uffizi, alla Galleria Palatina, si trovano alla National Gallery of Scotland di Edimburgo, si trovano alla Galleria Borghese di Roma, all'Art Institute di Chicago. Quindi stiamo parlando di grandi opere d'arte che coinvolgono sommi pittori del Rinascimento come Andrea del Sarto e il Pontormo. Questo volume ci parla infatti, come si capisce già dal titolo, di competenze professionali legate a processi di mobilità sociale, quindi di ascesa nella società prima campagnola e poi urbana, ma questo lavoro ci parla anche di rapporti tra città dominante e comunità soggette, rapporti talora difficili, talvolta più semplici, che comunque vedono uno scambio continuo e proficuo tra la città, le città, i borghi, le comunità soggette. Prima il sindaco ha parlato di distanza apparentemente siderale tra piccoli centri della Val d'Elsa e Firenze, ma in realtà questa distanza siderale non c'è mai stata, cioè la Val d'Elsa è sempre stata inserita praticamente dal 200 nelle grandi correnti di traffico mercantile toscano, italiano ed europeo. Basterebbe pensare alla grande migrazione degli uomini d'affari di San Gimignano, alle fiere della Champagne, nel Mediterraneo, nella Francia meridionale, e via dicendo. E a maggior ragione si colloca la vicenda di questi artigiani specializzati nella lavorazione del vetro, di cui ci hanno dato un saggio molto bello
Ciappi e Mori. E naturalmente, parlando di rapporti tra città dominante e comunità soggette, un altro tema qualificante della massima importanza è quello della migrazione delle maestranze qualificate. Questo è un tema non locale, non toscano, ma europeo. Cioè, come si sono diffusi i segreti del mestiere nell'Europa tardo medievale e rinascimentale? Attraverso la migrazione delle maestranze. Questo è un tema della grande storiografia economica e sociale. Basterebbe pensare, per esempio, alla storia delle maestranze lucchesi che sciamano dall'inizio del 300 verso Firenze, Bologna, Venezia e che poi nel Rinascimento vanno in città come Ginevra, Lione e via dicendo. Quindi il tema dei vetrai gambassini è un tema che si colloca in un contesto storiografico ampio, non è un episodio, non è aneddotica, fa parte di una serie di fenomeni molto articolati e complessi che riguardano le modalità con le quali certi mestieri ad alto valore aggiunto si sono diffusi nell'Italia del Rinascimento. Il protagonista indiscusso di questo volume è un bicchieraio nato a Gambassi nel 1483, morto a Firenze, abbastanza giovane, di peste nel 1527. Tale Becuccio, cioè Domenico, perché Becuccio è il diminutivo di Domenico, figlio di Jacopo, di Maffio, di Giusto, di Cecco, di Mino, questa genealogia quasi da Vangelo, è il frutto della sapiente, paziente e minuziosa ricostruzione genealogica e biografica operata dagli autori, che sono andati indietro a scavare fino all'inizio del XV secolo. Quindi questo volume si interessa di queste vicende di vetrai gambassini per circa 100 anni, se non di più. Ora, questo vetraio gambassino immigrato a Firenze è personaggio immortalato, lui da solo, ma poi anche insieme alla moglie e probabilmente anche la figlia, dall'amico e vicino di bottega Andrea del Sarto, perché questo vetraio gambassino che migra a Firenze aveva una grande bottega, forse la più grande operante a Firenze all'inizio del Cinquecento, e il vicino di bottega nella piazza del Grano, quindi sul retro degli Uffizi per intendersi, era Andrea del Sarto. Il genero di questo Becuccio, tale Giovanfrancesco Bianchi, che ha svolto in maniera discontinua vicendevoli mestieri, battiloro, merciaio e rigattiere, è stato raffigurato invece da Ponturmo. Quindi questi artigiani apparentemente anonimi hanno invece, come dire, sono saliti alla ribalta per via delle opere d'arte realizzate dagli amici e vicini di bottega, noti pittori del tempo. Ora, naturalmente, poi torneremo su questo tema, noi siamo portati a definire Andrea del Sarto e Pontormo dei grandi artisti e quindi a pensare che vi fosse una grande distanza economico-sociale, culturale tra costoro, cioè Andrea del Sarto e Pontormo, e i committenti delle opere d'arte. Un bicchieraio, un merciaio, un rigattiere. In realtà non è così. Non è così perché? Perché gli artigiani qualificati, come i bicchierai o i battiloro, avevano moltissimi punti di contatto con quelli che noi consideriamo artisti, che in realtà al tempo erano considerati gli artigiani qualificati. Quindi la distanza tra un bicchieraio o un battiloro o un tessitore di velluti a due o a tre altezze di pelo e gli artisti era in realtà minima, perché gli artisti erano meno considerati di quanto non lo faccia la società contemporanea, mentre gli artigiani impiegati in queste manifatture forse lo erano più di quanto non accada oggi.
Allora, questa vicenda di mobilità sociale, di competenze professionali, di migrazioni, di maestranze, è stata condotta con un vaglio minuziosissimo di fonti. Una ricerca, direi, a tappeto, durata anche, mi pare di capire, molti anni, e con un lavoro di scavo in numerosi archivi toscani, archivi locali, cioè della Valdelsa, ma anche a Volterra, e archivi invece di Stato più grandi, come Firenze oppure Pisa. Gli autori hanno utilizzato soprattutto fonti fiscali, estimi, catasti, decimi repubblicane e granducali, censimenti di botteghe, ma poi anche moltissime fonti notarili, anzi forse la fonte maggiormente vagliata è proprio quella notarile, e poi fonti ecclesiastiche, reperite in archivi diocesani, nei fondi delle corporazioni religiose soppresse, nei registri battesimali dell'Opera del Duomo di Firenze e via dicendo. E poi, ma non ci sono solo queste fonti, ci sono anche fonti ospedaliere, per esempio i libri di conti e di ricordanze dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze, fonti giudiziarie, come i verbali del Tribunale della Mercanzia o gli atti civili e criminali del Podestà di Volterra. Insomma, un lavoro condotto con uno scandaglio davvero molto, molto approfondito. Allora, veniamo quindi al tema specifico di questa vicenda. Questo bicchieraio e vetraio Gambastino che fa fortuna a Firenze, ma che origini aveva? E come la sua famiglia è riuscita a uscire da un destino di marginalità rurale? Gli autori, come dicevo, ci portano indietro fino all'inizio del XV secolo, dove noi troviamo gli antenati paterni di Becuccio svolgere il mestiere di mezzadri, quindi un mestiere umile, un mestiere contraddistinto da una notevole povertà e da un livello culturale molto modesto. Quindi gli antenati per via paterna di Becuccio sono fondamentalmente dei mezzadri che lavorano nelle campagne intorno a San Gimignano. Nella seconda metà del 400 assistiamo a dei primi fenomeni di mobilità sociale. Il padre di Becuccio, tale Jacopo, si sposta dalle campagne di San Gimignano al castello di Gambassi, siamo intorno ai primi anni 70 del 400. Molto probabilmente grazie al prestito di uno zio che era monaco, riesce a comprarsi una casa nel borgo della Valdelsa e abbandona il mestiere del mezzadro, anche se non abbandona del tutto l'agricoltura, cioè il lavoro agricolo, ma non lo fa più da mezzadro, lo fa da affittavolo occasionalmente, e invece trova sempre più modo di impiegarsi nell'artigianato locale. E questo artigianato locale è legato per l'appunto alla lavorazione del vetro e alla produzione di tutta una serie di oggetti come appunto i bicchieri, ampolle, caraffe e via dicendo. Quindi la parte paterna della famiglia di Becuccio esce proprio dall'oscurità del mondo mezzadrile, un mondo povero, un mondo quasi di marginalità. La famiglia materna invece non appartiene a questo mondo rurale. E qui entra in scena un altro elemento della mobilità sociale, cioè il matrimonio del padre, perché il padre sposa una donna che apparteneva ad una famiglia di vetrai e bicchierai gambastini, e nemmeno tanto indietro da un punto di vista economico e sociale. Anzi, la famiglia della madre di Becuccio svolge praticamente per tutto il XV secolo un ruolo importante nella comunità di Gambassi, nel mondo della manifattura del vetro, ma anche a livello di incarichi amministrativi.
il nonno di Beccuccio, cioè il padre della madre, tale Giorgio di Nanni, è un vetraio importante localmente e forse non solo localmente, se pensiamo che aveva svolto un periodo di apprendistato, quindi di apprendimento dei segreti del mestiere, niente meno che a Murano, cioè nella laguna veneziana, e noi sappiamo che l'industria del vetro a Murano e a Venezia era una delle industrie del vetro più importanti di tutta Europa. Va bene, quindi immaginate questo giovane apprendista, bicchieraio, vetraio di Gambassi che si reca a Murano, impara i segreti del mestiere, probabilmente anche la lavorazione dei cristalli, e poi torna a Gambassi, apre delle botteghe e diventa naturalmente un personaggio importante sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista sociale. Nella famiglia materna di Beccuccio, tra l'altro, ci sono anche dei preti, cioè dei religiosi. Questo è un altro, come dire, ramo attraverso il quale si può, come dire, uscire dai livelli più bassi della società. O l'imprenditoria manifatturiera oppure la carriera religiosa. Apriamo una piccola parentesi su cosa significa Gambassi nell'economia della Toscana fiorentina del 400. E questa piccola parentesi la apriamo a partire da un dato che è quello dell'estimo del 1487, quindi una fonte fiscale. In questa fonte fiscale risultano 113 capi famiglia. Ora, non è detto che l'estimo censisca tutti i capi famiglia di Gambassi, censisce però tutti quelli fiscalmente significativi, tutti quelli che poi pagavano le imposte. Ora, su questi 113 capi famiglia, ben 41, quindi il 36%, era impegnato nell'industria del vetro. Questo è un dato molto importante e in una certa misura anche sorprendente, perché la Toscana quattrocentesca, contrariamente a quella del secolo precedente, è una Toscana che di solito viene descritta, l'ho fatto pure io, come una regione economicamente asservita alla dominante. Ora, in questa descrizione c'è anche molto di vero, perché Firenze ha assoggettato città e comunità più o meno grandi e poi ha attuato una politica economica e fiscale non certo incentivante per le comunità soggette. Ora, soprattutto in alcuni casi, l'intervento fiorentino a livello politico e fiscale è stato certamente negativo. Basterebbe pensare a cosa succede a città come Pisa, Pistoia, Arezzo, dopo essere state conquistate da Firenze. Ma nel caso dei borghi più piccoli questo non è necessariamente vero. Noi sappiamo per esempio che centri come Borgo San Sepolcro o Pescia, una volta inseriti nell'orbita fiorentina, non solo non decadono, ma da un certo punto di vista anche si sviluppano. Questo anche per l'ovvia motivazione che non facevano paura, non destavano alcuna preoccupazione dal punto di vista politico al ceto dirigente fiorentino, mentre il ceto dirigente fiorentino aveva avuto interesse a deprimere Pisa, Arezzo, Pistoia, perché temeva che la ricchezza dei ceti dirigenti locali potesse poi dare adito a tentativi di rivolta, richieste di autonomia e via dicendo. Quindi è più logico che i piccoli centri abbiano una certa vivacità all'interno dello Stato territoriale fiorentino. Certo però che il 36% di capi famiglia impiegati nella manifattura alla fine del 400 fa impressione. Io ho l'impressione che se disponessimo di fonti anche per il periodo precedente forse verrebbe fuori una percentuale anche maggiore, perché alla fine del 400 si rivela molto forte uno dei fenomeni di cui parla diffusamente il libro, cioè la migrazione di queste maestranze verso Firenze, ma anche verso altre città dell'Italia centrale e settentrionale. Quindi il punto di partenza è Gambassi, un centro specializzato
nella fabbricazione, nel commercio degli oggetti di vetro. Ecco, da questo centro, da questo piccolo centro, Gambassi, parte l'avventura di Becuccio. Becuccio impara giovanissimo il mestiere nelle botteghe del nonno, nelle botteghe della famiglia, e segue a modo suo il flusso dei gambassini verso Firenze. È un flusso importante, tant'è che un notaio, anche lui gambassino, operante a Firenze, ci ha lasciato tracce molto importanti della presenza di questi artigiani della Val d'Elsa, che naturalmente fanno gruppo, come fanno gruppo tutti gli artigiani legati ad un settore specifico, che risiedono poi tutti nelle stesse vie, tutte nelle stesse zone della città. Insomma, si vede questa effervescente comunità gambassina presente nella capitale dello Stato tra la fine del 400 e l'inizio del 500. A soli 14 anni Becuccio è già a Firenze. A 15 anni è già emancipato. Questa è una rarità. Ora, secondo il diritto privato del tempo, un individuo maschio poteva avere capacità di azione giuridica o se il padre era morto o se era stato emancipato. Però gli atti di emancipazione di solito si collocano intorno ai 18-20 anni. Quindi fa specie che questo giovanissimo artigiano fosse già emancipato a 15 anni, ma lo era perché se n'era andato via di casa, aveva cercato fortuna a Firenze e non poteva ovviamente ricorrere all'intervento del padre per siglare atti notarili, per esempio, perché senza il padre e senza essere emancipato questi atti non si potevano fare. Quindi lui si emancipa giovanissimo. A soli 20 anni, nel 1503, si iscrive ad un'arte maggiore, l'arte dei medici e degli speziali. I nonni paterni erano degli umelimezzati, lui invece è iscritto ad un'arte maggiore. Certo, le arti all'inizio del Cinquecento non hanno più quel ruolo politico forte che avevano nell'età di Dante e Boccaccio, però si tratta pur sempre di un'arte maggiore. Qualche mese dopo l'iscrizione all'arte dei medici e gli speziali, si iscrive anche all'arte dei chiavaioli, ferrivecchi e calderai, perché questa è l'arte a cui fanno riferimento soprattutto i lavoranti del vetro. Si sposa molto giovane, nel 1505, quindi quando ha 22 anni, dal matrimonio con una tale Lucrezia di Papi, la quale è figlia di un tessitore di broccati e sorella di un rigattiere, da questo matrimonio nasce la figlia Marsilia, che poi sarà l'unica erede del bicchieraio. Nel 1520 Becuccio ottiene la cittadinanza fiorentina e sicuramente l'ha ottenuta non solo per i lunghi anni di residenza in città, ma anche per le tasse che ha pagato e che probabilmente sono state tasse progressivamente crescenti in virtù del successo economico e professionale conseguito. Abbastanza giovane, fa testamento nel 1522 e da questo testamento emergono per esempio grossi lasciti a enti religiosi e assistenziali, il che ci fa capire che aveva già accumulato un ingente patrimonio. Poi le sue botteghe sono elencate nel censimento, per l'appunto, delle botteghe fiorentine del 1525, sia dal testamento del 22 sia dal censimento delle botteghe del 25, viene fuori che lui non è più un artigiano, è un imprenditore. Cioè, non, magari ogni tanto va anche in bottega a lavorare manualmente, ma in realtà lui gestisce delle imprese con un personale non modesto a libro paga. E ha
hanno probabilmente ragione gli autori a individuare in Beccuccio forse il maggior imprenditore del vetro nella Firenze degli anni 20 del Cinquecento. Sono attestate soprattutto due società, una relativa alla fornace nella Piazza del Grano, quindi questo è proprio l'opificio dove si lavora e dove si producono gli oggetti di vetro. Ed è questa fornace nella Piazza del Grano che più o meno confina con la bottega del pittore Andrea del Sarto. Ecco, nella fornace della Piazza del Grano lavorano 15 dipendenti, che è un numero notevole, perché le manifatture dell'età preindustriale raramente hanno tante persone che lavorano a stretto contatto in un'unica bottega, cioè la maggior parte delle imprese delegano il lavoro a domicilio, il caso più clamoroso e più noto in assoluto è quello dell'industria tessile, dove tanti lavori vengono svolti nelle case degli artigiani. Ecco, 15 persone dipendenti, ma Beccuccio al tempo ha anche un'altra impresa, cioè una grande bottega per lo smercio dei prodotti, quindi questa sarebbe la parte commerciale, mentre la prima è la parte industriale. E questa bottega per lo smercio dei prodotti, e non a caso, si trova a due passi dal Mercato Vecchio, cioè l'odierna Piazza della Repubblica, che è la zona del mercato per antonomasia. Ecco, qui lavorano 13 dipendenti, queste sono, come dire, le statistiche che emergono dal censimento del 1525. E in questa fornace, nella bottega, vengono rispettivamente prodotti e venduti bicchieri, fiaschi, lampade, ampolle, saliere, oliere, coppe, cristalli vari, poi oggetti di vetro definiti melarance, arance, limoni e biscotti, con queste forme curiose che avevano questi oggetti. Probabilmente le arance e i limoni sono della sorta di coperchi, di tappi, di recipienti dove mettere del liquido, insomma. Le ditte di Beccuccio lavorano sia per i consumatori privati sia per gli enti ecclesiastici. Ora, il problema è che la documentazione superstite e quella invece perduta ci fa vedere molto di più gli enti ecclesiastici. Perché? Perché la documentazione interna all'impresa praticamente non si è salvata. Quindi noi non abbiamo i libri mastri o i libri della contabilità analitica di queste imprese del vetro. Invece abbiamo i libri mastri degli enti ecclesiastici, quindi sappiamo per esempio cosa comprava la Santissima Annunziata, il convento dei Servizi. Sappiamo cosa comprava il monastero di Santa Maria degli Angeli, quel grande monastero che in larga parte è stato riconvertito nell'Università di Lettere di Firenze. E poi il convento domenicano di Santa Maria Novella, quindi non per le fonti dell'impresa, ma per le fonti del consumatore, noi vediamo meglio gli enti ecclesiastici piuttosto che i privati, anche se è ragionevole pensare, come giustamente affermano gli autori, che in realtà la clientela fosse in larga parte costituita da privati, cioè da cittadini. Ora, in questo successo professionale che è indubbio, Beccuccio coinvolge anche i fratelli che vediamo impiegati nella ditta, alcuni come soci probabilmente di minoranza, altri come salariati, e poi il cognato Bastiano di Papi, che in realtà svolgerebbe il mestiere di rigattiere. E infatti questo Beccuccio, che quanto a dose di imprenditorialità non doveva certamente scherzare, cosa fa? Oltre ad avere la fornace, quindi l'attività industriale, e la bottega per lo smercio, cioè l'attività commerciale, avvia una società di rigattiere anche con il cognato, quindi diversifica, come dire, il pacchetto dei suoi investimenti imprenditoriali. E infatti nel 1523 si iscrive anche all'arte dei rigattieri e dei vinaioli. Questa bottega di rigattiere, lo sappiamo grazie ad alcuni rociti notarili particolarmente preziosi e ricchi di informazioni, aveva un capitale che, rapportato in fiorini di conto, superava
di 4.000, oltre 4.000 fiorini. In realtà il capitale è espresso in fiorini da lire 4, quindi equiparato ai fiorini di conto che circolavano sul mercato. Insomma, questa bottega di rigattiere superava i 4.000 fiorini di corpo di compagnia. Bisogna tenere presente che questa cifra, cioè oltre 4.000 fiorini, corrispondeva grosso modo a una bottega di lanaiolo. Quindi questa bottega di rigattiere non era una botteguccia, era una grande bottega. E il fatto che lui investisse tutte queste somme in un'attività collaterale rispetto alla sua attività principale ci fa capire quant'era il grado di ricchezza da lui accumulata e la capacità di investire il suo risparmio. Ma non si fermava qui Becuccio. Sappiamo che lui erogava prestiti e anche con una certa ampiezza e con un certo ventaglio relativamente alla clientela. I suoi prestiti erano garantiti da garanzie che si poggiavano su beni mobili, beni immobili e pure prestazioni di lavoro. Cioè noi troviamo debitori di Becuccio che poi devono prestazioni di lavoro a lui che gli ha prestato queste somme. Inoltre viene fuori che Becuccio si impegnava anche nella speculazione sul mercato secondario del debito pubblico. Cioè cosa faceva lui? Lui dava dei prestiti facendoseli garantire dalle paghe di monte, cioè dagli interessi che venivano erogati sui crediti concessi allo Stato. Ora la faccenda è complessa, però diciamo il mercato secondario del debito pubblico era un mercato molto speculativo, perché questi titoli e questi interessi sui titoli avevano un valore di mercato che era molto inferiore alla parità. Quindi se uno comprava sul mercato secondario questi titoli, poteva pagarli poco, ma poi in percentuale incassare molto di interesse, perché molto si giocava sulla differenza tra il valore nominale, cioè quello su cui poi lo Stato pagava l'interesse, e il valore di mercato, che poteva essere molto sotto al valore nominale. Insomma, come potrete capire, si tratta di un ventaglio molto ampio di investimenti, ai quali si aggiungono notevoli acquisti di beni immobili, sia in città, cioè a Firenze, sia nelle campagne. E per quanto riguarda le campagne, Becuccio non investe soltanto nella Valdelsa, cioè nella zona di Gambassi, come è ovvio per tutti gli immigrati che tendono a investire nei luoghi di origine, ma compra poderi e terre nel comune di Fiesole, eppure in quello di Borgo San Lorenzo. Quindi anche sul fronte dell'acquisto immobiliare mostra un'intraprendenza davvero notevole. Purtroppo per lui, quando è ancora giovanissimo, insomma giovane per gli standard del tempo, ha solo 44 anni, muore di peste nel 1527, abbastanza improvvisamente, senza avere eredi maschi. E quindi questo processo di mobilità sociale, abbastanza rapido, per certi aspetti prorompente, è praticamente abortito, perché questa ricchezza accumulata non viene trasmessa ad un erede maschio. Finisce in larga parte alla figlia, in piccola parte alla vedova, ma non dà luogo a che cosa? All'affermazione di una nuova famiglia, perché giustamente affermano gli autori, avesse avuto degli eredi maschi, Becuccio, forse i suoi discendenti, se avessero naturalmente continuato nel solco tracciato dal padre, avrebbero avuto un ruolo nel ceto dirigente fiorentino, perché la ricchezza accumulata era notevole. Noi sappiamo che Firenze è una città molto diversa da Venezia, Milano, Genova, dove le strutture di ceto sono molto più rigide. A Firenze conta molto di più il successo imprenditoriale e non di rado il successo imprenditoriale è poi seguito da un riconoscimento sociale e poi da ultimo da un riconoscimento politico. Ma questo processo si interrompe per motivi del tutto contingenti, la mancanza di un figlio maschio e questa morte abbastanza improvvisa
e rapida di Pesto nel 1527. Il libro però non ci parla soltanto della vita e del successo di questo bicchieraio gambattino, ma ci parla anche di quello che accade negli anni immediatamente successivi alla sua morte, eventi che riguardano soprattutto le donne di famiglia, quindi la vedova e la figlia, le quali a loro volta mostrano un grado di intraprendenza economica davvero singolare. Ora, tutte queste vicende che mi pare prendano a livello di pagine quasi più spazio della vicenda stessa di Beccuccio, sono illuminate da tutta una serie di vertenze, soprattutto legali, che hanno a che fare con la spartizione dell'eredità del bicchieraio morto nel 1527. Tutta una serie di lodi arbitrali, cioè di liti risolte attraverso vie extragiudiziarie, quindi con un compromesso, la nomina di un arbitro, quest'arbitro che emette una sentenza e via dicendo. Questi lunghi lodi arbitrali e queste liti hanno generato tutta questa documentazione, soprattutto notarile, perché il lodo poi doveva essere messo per iscritto da un notaio, un'enorme documentazione notarile che ci fa capire molto della famiglia di questo bicchieraio. Queste liti vedono scontrarsi prima le donne di famiglia che litigano con il fratello di Beccuccio, cioè Gasparre, per la spartizione dell'eredità. Ma poi però sono anche madre e figlia che litigano tra di loro, ovviamente dietro ognuna di queste donne c'è un marito, poi un secondo marito, talvolta anche un terzo marito, che sono tutte collegate al mondo artigianale fiorentino. Insomma, riassumo alcuni elementi, almeno quelli che mi sono parsi più significativi. All'indomani della morte di Beccuccio, l'ex cognato, cioè Bastiano di Papi, il rigattiere, si mette in società con la sorella e con la nipote per portare avanti la compagnia di rigattiere. Questa compagnia andrà avanti 5 anni. Ecco, in questa compagnia i 2/3 del capitale, e anche qui sono migliaia di fiorini, i 2/3 del capitale sono forniti dalle donne. Quindi queste donne accettano di investire e quindi di rischiare il patrimonio ereditato da Beccuccio. Mi soffermo nello specifico prima sulla vedova e poi sulla figlia. La vedova, Lucrezia di Papi, l'anno dopo la morte del marito si iscrive all'arte dei medici e degli speziali. E anche questo non è affatto, tra virgolette, normale, che le donne si iscrivessero alle arti. Gestisce la bottega dello smercio del vetro, cioè la bottega nel Mercato Vecchio, e lo fa però attraverso un passaggio, direi, inevitabile. Un nuovo matrimonio, perché da sola difficilmente avrebbe potuto condurre una bottega commerciale. E si sposa però in maniera abbastanza oculata e direi programmata con il consuocero, tale Bartolomeo Bianchi, che era un maestro battiloro e che aveva 20 anni più di lei. Ora, i battiloro costituiscono un mestiere di punta nella Firenze rinascimentale, perché non preparavano semplicemente la foglia d'oro per i pittori, come avveniva per esempio nel 300 senese. I battiloro fiorentini del Rinascimento lavorano soprattutto per l'industria tessile, perché producono le foglie, le lamine di oro e di argento dorato che servono per avvolgere i fili di seta. Quindi i broccati che noi vediamo rappresentati in tante opere d'arte iconografiche del 400-500 uscivano dalle botteghe di questi maestri battiloro. Quindi il battiloro è un artigiano altamente qualificato, con competenze che sono molto vicine a quelle di un artista. Quindi questa donna si risposa con un battiloro e gestisce questa bottega di oggetti di vetro.
Poi questo Battiloro, che ha 20 anni più di lei, muore dopo pochi anni. Allora nel 1534 Lucrezia si sposa con un altro artigiano, questa volta un bicchieraio gambattino immigrato a Firenze. E poi in una data imprecisata, anni dopo, si risposa nuovamente, questa volta con un calzolaio. Quindi una vita contrassegnata da molti matrimoni, spesso legati alle attività artigianali e imprenditoriali. Non con questa esuberanza, comunque è attiva anche la figlia Marsilia, la quale, come abbiamo visto prima, si era sposata con un Battiloro, che però svolgerà anche il mestiere del merciaio e del gattiere, ed è questo primo marito, cioè Giovan Francesco Bianchi, che ha rapporti di amicizia con il Pontormo, ed è per questo che poi questo Battiloro, merciaio e rigattiere, verrà immortalato dal pittore. Questo primo marito di Marsilia muore, lei nel 1529 si sposa stavolta con un lanciaio e funaiolo, cioè un produttore di armi, di corde, di funi, il quale però ha anche un'attività parallela non del tutto onorevole, perché possiede 4 bordelli in città, quindi alterna l'attività artigianale con il commercio sessuale. Ciò non impedirà ai figli di questa coppia di avere una carriera ecclesiastica. Quindi il padre gestiva i bordelli e i figli invece hanno una carriera da preti. Insomma, mi avvio alla conclusione, anche perché probabilmente chi ci ascolta è già connesso da molto tempo. Tutte queste vicende, quelle del padre di Becuccio che va in città, del cognato, dei vari mariti di Lucrezia, cosa ci fa capire? Ci fa capire un aspetto che ho accennato anche all'inizio, cioè lo stretto rapporto tra l'artigianato qualificato e l'economia della Firenze rinascimentale. Noi spesso associamo, ovviamente, la Firenze rinascimentale alle opere d'arte. Ma cosa è un'opera d'arte nella Firenze del Rinascimento? Per molti di noi contemporanei l'opera d'arte è un affresco, è una palla d'altare, è una scultura, è un'opera di architettura, ma per i fiorentini del tempo un'opera d'arte era anche un bellissimo tessuto di seta broccato. E poteva essere sicuramente un'opera d'arte una serie di bicchieri e di ampolle fatte di cristallo. Quindi l'arte e l'artigianato di qualità fanno parte dello stesso mondo, ed è per questo che questi artigiani altamente qualificati, studiati da Ciappi e Mori, avevano rapporti abituali con pittori come Andrea del Sarto e Pontormo. Facevano parte dello stesso mondo, avevano avuto lo stesso tipo di educazione, un'educazione professionale, avevano seguito un percorso formativo molto simile. Quindi la storia di questo bicchieraio e del successo imprenditoriale è una storia esemplare, è la storia di un'economia che puntava sul valore aggiunto dei suoi manufatti. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie mille a Sergio Tognetti per questo intervento molto ampio, molto chiaro, che ci ha dato un quadro preciso della storia di Becuccio e soprattutto del contesto in cui si va a collocare. Ecco, veramente una chiave di lettura del libro molto importante. Io poi sono affascinato da questo tema che ha toccato anche alla fine, della contiguità fra arte e artigianato, e del fatto che per capire quel periodo storico dobbiamo toglierci dalla testa quell'idea di arte come sistema separato della cultura che caratterizza la tarda età moderna e la contemporaneità, no? Quando Kant, 3 secoli dopo, non così tanto, però parlava di arte come finalità senza scopo, eravamo già in un altro universo, no? Diciamo che questo sembra molto interessante. Bene, nel dare la parola a Paolo Cammarosano, voglio ricordare che Paolo ha avuto, credo, un ruolo importante nella costruzione di questo libro, perché ha incitato sempre, forse minacciato addirittura in certi momenti,
Silvano e Franco perché lo concludessero, perché a partire dalle prime dai primi rinvenimenti di fonti e delle prime osservazioni, che erano quasi più curiosità che altro, producessero quest'opera invece più sistematica e complessa. Ecco, allora mi pare importante che sia Paolo a commentarlo e gli do la parola. Grazie Fabio. Cercherò di essere breve, e anche perché tutto, diciamo, tutta la parte fattuale, narrativa e anche gli aspetti problematici del lavoro di Franco e Silvano sono stati esemplarmente, sistematicamente esposti da Sergio Cognetti. E la prima cosa che vorrei dire di questo libro è una cosa che può sembrare marginale, laterale, che di solito si dice alla fine, ma che invece vorrei dire all'inizio. Cioè, è un libro molto curato, completo e elegante, cioè ha un indice non solo dei nomi, ma anche lo spinoso indice delle cose notevoli che gli autori esitano a fare, perché è il più difficile, in quanto chiede un grande livello di discrezionalità nello scegliere questo sì, questo no. L'apparato iconografico è molto bello, non è assolutamente esornativo, ma è totalmente funzionale a questa vicenda biografica e a questa questione del rapporto tra arte e artigianato, sulla quale ha molto insistito Sergio Cognetti, sulla quale necessariamente dovrò dire anche io qualche cosa. Allora, questo libro, come il libro di Barbara Gelli, che ho avuto anche l'onore di presentare recentemente, è dunque un profilo biografico, carattere di una biografia. Scusate un attimo. Sì, non posso parlare, sono in una conferenza Zoom. Arrivederci. Perdonate, dimentico sempre di staccare il telefono e lo lascio sempre acceso lo stesso, mi dispiace. È dunque una biografia, no? E gli estremi biografici li ha ricordati già Sergio Cognetti, uno dei miei maestri, Delio Cantimori, diceva sempre noi allievi, quando parlavamo di qualcuno, beh, ma dici in primo luogo quando è nato e quando è morto. Ma questo è stato già ricordato da Sergio. È nato Beccuccio, è nato nel 1483 ed è morto nel 1527, quindi ha avuto una vita breve, relativamente breve. Anche questo è stata questa morte improvvisa, in questa micidiale pestilenza, nella quale si dice che siano morti circa 40.000 persone, no? A Firenze, e morte dunque improvvisa avvenuta quando il Beccuccio era nel pieno della sua attività, in un momento magico, anche alto, della sua ascesa sociale. Quindi uno di quei fatti della vita che incidono nelle cose, nelle storie, sia delle singole persone, sia nella storia in generale. Ecco, ma su questo adesso non farò filosofie. In analogia col libro di Barbara Gelli, questo è un libro che riguarda su una ascesa sociale, però radicalmente diversa. L'ascesa sociale di Francesco Ringhieri, di cui ha parlato Barbara Gelli, è un'ascesa sociale ad alto livello, cioè comincia già in alto, cioè è un'evoluzione prestigiosa, no? Che rimane sempre dall'inizio alla fine in un livello molto elevato della società.
La storia di Beccuccio, invece, come ben ricordato Sergio Tognetti, è una evoluzione da un livello iniziale molto modesto nella società contadina, probabilmente mezzadro, può darsi anche che, come il marito di Safia di Dante, fosse un dipendente di una indipendente signorile, un villano, come si diceva. Comunque questo non lo sappiamo bene. Quello che sappiamo è che l'evoluzione da questa iniziale posizione di contadino fino all'importante ruolo di artigiano è un'evoluzione che si è svolta nell'arco di circa 6 generazioni. Questo è un elemento importante. Ogni volta che noi cerchiamo di analizzare un problema di ascesa sociale, dobbiamo sempre porci il problema dei tempi, delle generazioni entro quali questa ascesa si è svolta. E quindi si parla di circa 6 generazioni. E Franco e Silvano hanno ricostruito con estrema puntualità questa serie genealogica, cosa che non è sempre facile. La mia carissima, bravissima, allieve collaboratrice Maria Luisa Bottazzi ha, ad esempio, seguito una lunga genealogia di artigiani del tutto diversi, di produttori di campane di Venezia, la cui genealogia si può seguire per molte generazioni, dal 200 fino all'età del Rinascimento. In questo caso la pista era segnata dall'abitudine che avevano i campanai veneziani di firmare i loro progetti, e quindi la sequenza di queste firme ha consentito questa strepitosa per lunghezza genealogia. Nel caso del libro di Franco e Silvano, invece, la genealogia è stata ricostruita attraverso una ricostruzione minuziosa a tappeto, come ha giustamente sottolineato Sergio Tognetti, di fonti sia di matrice pubblica che di matrice privata, sia catasti, cioè fonti di matrice pubblica, sia fonti giudiziarie, comunque altre fonti di matrice pubblica, e inoltre di una serie importante di fonti notarili, provenienze ecclesiastiche, su questo possiamo forse tornare un momento, e provenienze invece private o di comunque di altra natura. E in che momento della sequenza generazionale si colloca il passaggio del personaggio di questo libro all'artigianato? Si colloca, si realizza, se ho ben capito, alla quinta generazione, si realizza negli anni circa, diciamo, la spanna è lunga, 1427-1480, probabilmente negli anni 70 del 400. Cruciale a questo punto è il matrimonio con Marsilia, della quale Franco e Silvano hanno parlato, ricostruendo anche di questa signora l'albero genealogico, risalendo al bisnonno di questa signora. Questo personaggio è importante. La Marsilia era figlia di un bicchieraio e è molto probabile che risalga a questo matrimonio e anche a questa, diciamo, attività artigianale del suocero un momento cruciale, penso, dell'evoluzione sociale di Beccuccio. Inoltre sappiamo che il padre di Marsilia aveva avuto un periodo di vita e di professione a Venezia, e questa, diciamo, dimestichezza con una città che era di punta proprio nella produzione del vetro
anche di questo, su questo ho già fatto, ha già accennato Sergio, no? Quindi non mi dilungo. E la ricerca documentare sulla base della quale Franco e Silvano hanno ricostruito la storia di Beccuccio, i suoi antecedenti, i matrimoni, la vicenda successiva alla morte di Beccuccio, la vedova, la figlia, i loro matrimoni e così via, è stata ricostruita sulla scorta di una ricerca documentaria assolutamente esemplare ed esaustiva. Io un pochino l'ho seguita, che è vero quello che ha detto Fabio in apertura, senza credo particolare vessazione o particolare insistenza, però ho insistito con i miei amici Franco e Silvano perché a un certo punto chiudessero. Questa è una cosa che faccio sempre, l'ho fatta sempre con i miei allievi, ho sempre pensato, facendo un paragone del tutto improprio, che un libro è come uno sciopero, del quale il grande Giuseppe Di Vittorio diceva a un certo punto va concluso. Il paragone non c'entra niente, la logica del discorso di Vittorio era ovviamente del tutto diversa, però è vero che la ricerca storica ha talmente questo carattere di infinita elasticità, no? Più si cerca e più si trova, così che a un certo punto bisogna imporsi, arrivati, diciamo, no? Soddisfacente ricostruzione delle cose, e nel caso di Franco e Silvano del loro Beccuccio è più che soddisfacente questa ricostruzione, a un certo punto va conclusa, e una volta conclusa è una bella ricerca, e veramente questo è un bel volume. Franco e Silvano hanno dichiarato semplicemente la loro sensazione di non avere mai raggiunto l'amplen delle notizie possibili, che fossero sempre aperti anni di vita e di ricerche e fonti da ricercare, certamente ci sono. Però hanno comunque saputo trovare il momento in cui è stato data un esito soddisfacente alla ricerca. E l'esito è molto soddisfacente, poi cercherò di dire, non tanto ricostruendo le vicende di Beccuccio, dei suoi ascendenti, dei suoi discendenti, che sono state esemplarmente illustrate da Sergio Tognetti, cercherò poi di evidenziare qualche elemento che mi sembra di particolare interesse. È già stato detto del trasferimento di Beccuccio da Gambassi in Firenze, è già stato detto della giovane età, no? 14 anni, in cui comincia il suo apprendistato nell'Officina dei Buoni Amici, e va detto anche che diciamo, l'acquisizione della presenza, no? Il trasferimento, diciamo così, di Beccuccio in Firenze poi è diventato sempre più accentuato. Solo nel 1520, se ho letto bene, ha acquistato la cittadinanza, infine il suo trasferimento a Firenze è stato, diciamo, esclusivo. Questo non vuol dire che non avesse preciso dei legami con Gambassi, anche perché, anche questo è ricordato che Gambassi ha continuato a conservare una consistente presenza di artigiani del vetro. Questo è stato illustrato nel libro molto bene e lo ha nuovamente ricordato Sergio Tognetti. È stata ricordata l'acquisizione di una notevole fortuna da parte di Beccuccio, attestata dal testamento del 1522, testamento interessante per altri aspetti che dico fra poco. È stato detto della importanza della committenza conventuale, ospedaliera e monastica. È stato anche detto che queste istituzioni hanno custodito i documenti in parte con maggior cura di enti, soprattutto dei privati. Questo pone un problema, vale a dire se
l'importanza che ha avuto per Beccuccio questa committenza conventuale monastica non sia, come dire, sovradimensionata dal fatto che le fonti sono in gran parte conventuale monastica. Però non, il caso non è questo, secondo me, perché sono talmente numerose anche le fonti di alta matrice, di alta natura, che non mi sembra che si possa attribuire alle fonti, diciamo, religiose, no, una funzione di lente di ingrandimento e di distorsione eccessiva. Penso, questo non toglie che per Beccuccio, come per tanti artigiani di quest'epoca, la committenza conventuale, ospedaliera, monastica, confraternale avesse un peso molto importante. E è stato anche detto della pluralità delle attività economiche, è stato detto del passaggio, è stato detto molto bene da Sergio Tognetti, di questo passaggio da una figura di artigiano a una figura di imprenditore con numerosi dipendenti. Tognetti ha ragione da vendere, il numero di dipendenti che a un certo punto ha avuto Beccuccio è veramente molto notevole. È stato questo, si lega alla pluralità delle attività economiche e alla società di rigatteria che è stata stipulata, però questo dopo la morte di Beccuccio, da due donne della famiglia, cioè la vedova usufruttuaria, cioè la Lucrezia, e la figlia Marsilia. È stato detto ancora, io ripeto di nuovo cose già dette da Sergio, della società per comprare e gestire i titoli del monte. Questo è interessante e importante. E penso che non abbia mai fatto premio questa attività, diciamo, di speculazione sui titoli, che era normale nella Firenze del tempo, che il cui ruolo anche nel modificare la struttura sociale della città è stato illustrato magistralmente tanti anni fa da Bernardino Barbadoro. E penso però che lo zoccolo duro dell'attività di Beccuccio sia sempre rimasto l'attività artigianale, e questo dunque, anche se pensiamo all'altro grande canale di investimento, che era l'investimento immobiliare. Beccuccio, come è stato ricordato, ha acquistato bene innanzitutto nella città di origine, nella cittadina di origine, poi nel territorio fiorentino, in luoghi più o meno vicini, più o meno distanti dalla città. Quello che andrebbe un po' da capire, che non è difficile, non è facile capire, è il ruolo di questi investimenti fondiari, vale a dire, in parte erano il normale immobilizzo di capitali in una società che non offriva molte altre opportunità di immobilizzo di capitali. Le persone tesaurizzavano poco, investivano i capitali, ma in quale misura si può parlare effettivamente di investimento? Vale a dire, sappiamo che almeno uno dei possedimenti fondiari acquistati da Beccuccio è stato rivenduto dopo poco. Quindi qui siamo in presenza di un puro investimento immobiliare di natura speculativa. Ci piacerebbe sapere, capire, ma ripeto, non è facile, in quale misura l'investimento fondiario è stato un vero investimento, vale a dire non un semplice immobilizzo di capitali o l'acquisizione di luoghi dove rifugiarsi sperando vanamente di sfuggire alla peste, ma abbia dato luogo a un incremento di produttività, ma questo oppure a dei mutamenti della conduzione fondiaria. Questo non è facile da comprendere, però io penso che il ruolo preciso dell'investimento immobiliare degli artigiani, che è un aspetto cruciale dell'economia artigiana, il loro investimento immobiliare, meriti di essere approfondito sotto questo aspetto, diciamo, della natura dell'investimento. E non voglio andare molto più a lungo, perché sento che sto già sforando il tempo che mi ero dato. Va sottolineato ancora, e anche questo l'ho già detto, il ruolo importante delle donne e successivi matrimoni. Qui mi piace sottolineare il testamento di Beccuccio, perché Beccuccio nel suo testamento
mostra una non solita generosità nei confronti della vedova. Tanto per cominciare, non vieta che essa passi a seconde nozze. Questo può sembrare banale, ma non lo è. Cioè, per molto tempo nel Medioevo le seconde nozze erano viste con assoluto sfavore. Molti disposti a disposizione di ultima volontà addirittura o le inibivano o prevedevano delle forme, diciamo, di penalizzazione. Invece Beccuccio in questo è stato assolutamente largo. Non solo non ha limitato le facoltà di seconde nozze, della quale, come abbiamo appena saputo, la Lucrezia si è ampiamente avvalsa, ma ha anche previsto un incremento del fondo dotale nel caso che ciò avvenisse. Non solo, nel testamento è prevista un'eguaglianza tra figli legittimi e figli naturali, e anche questo è segno di una, non oserei dire, di una apertura mentale che va attribuita a questa persona. Se non si è d'accordo lo si dica. A me questo è sembrato un elemento molto interessante, perché fa parte di questa questione delle strutture familiari, del rapporto tra strutture familiari e artigianato, che è un momento sul quale tornerò anche, ma infine. Allora, detto questo, io vorrei, perché veramente sto parlando troppo, vorrei dire qual è il ruolo di un libro come questo nella problematica generale dell'artigianato tra tardo medievo e età moderna. Perché noi non possiamo illuderci che una storia del genere nascerà dalla giusta posizione di altri 20, 30, 50 monografie di questo livello. Non credo che sia pensabile, no? Che altrettanti Beccucci vengano fuori dalle ricerche di altrettanti Ciappi e Mori. Quello che invece possiamo pensare è quali punti di questo bel libro, no, suggeriscano dei parametri di analisi e di confronto. E mi ha fatto molto piacere che Silvano e Franco abbiano ripetutamente citato gli studi di una delle mie prime allieve, una delle più valorose mie allieve, la Donata De Grassi, che ha scritto un bel libro che tuttora è uno dei non molti libri, diciamo, d'insieme sulla storia dell'artigianato e medievale. E addirittura loro hanno chiuso il libro con una citazione dal libro di Donata che illustra l'ascesa sociale di un furlano, va bene? E presenta delle forti analogie, anzitutto sul fatto che a un certo momento l'esito familiare, cioè la mancanza a un certo momento di eredi maschi, abbia bloccato banalmente quella che era l'ipotetica possibile, non utopistica ascesa, no, dell'artigiano via via verso un ceto di patriziato. Cosa che, ad esempio, come ha giustamente detto Sergio Tognetti, nella Firenze del 4-500 non era impossibile, perché nella Firenze del 4-500 si era sviluppata, diciamo, una chiusura oligarchica del patriziato, come si era sviluppata a Genova, a Venezia in particolare, e anche in alcuni altri luoghi, non in tutti, insomma. Ma insomma, ecco, era un blocco che Firenze non avrebbe conosciuto, se non fosse che c'è stato questo esito familiare. Allora, questo ci conduce a un problema generale, che che rapporto c'è tra struttura familiare e attività artigianale, e in quale misura una struttura familiare, che è comunque ancora essenzialmente una struttura di famiglia monoconiugale, mononucleare, no, non sia a un certo punto il definitivo blocco presso le prospettive di una ascesa sociale. È una cosa banale, ma è una cosa di cui bisogna tener conto. In una società, no, di matrimonio rigorosamente monogamico, no? In una società che non vede
nonostante alcune vecchie immagini del passato, la famiglia larga, non per niente, ma vede sempre una famiglia coniugale come struttura fondamentale. È chiaro che un'assenza di figli maschi, no? Una morte prematura, eccetera, eccetera, no? È capace di fare estenuare anche un'attività arrivata a un alto livello di sviluppo. Questo, capite, è ovviamente un tema di discussione e io quindi non lo affronto, vorrei chiudere sul problema che è stato evocato a più riprese e che ha suscitato l'interesse anche di Fabio Dei, come vedo, del rapporto artista-artigiano. Sono esattissime le considerazioni che ha fatto Sergio Cognetti sulla, come dire, osmosi, permeabilità tra le figure di artista e di artigiano. Ciò non toglie che la differenza fra artigiano e artista non sia una differenza che hanno creato gli storici moderni, ma fosse un qualcosa che era già in realtà presente nelle mentalità del tempo. È un problema che si erano posti, è un problema che è stato messo in evidenza nelle pagine di un glorioso figlio da Valdelsa alla fine del Trecento, perché Cennino Cennini nel Libro dell'Arte fa una precisa differenza su altra base, ma sostanziale però, tra l'artigiano che fa l'arte per campare la vita e colui che invece ha un più alto livello e sentire delle cose. La differenza fra artigiano ordinario e artista è detta con molta chiarezza in queste grandi pagine. Siamo, come sapete, Cennino Cennini, no? Il Colle di Valdelsa, poi viaggiò parecchio, il Libro dell'Arte è stato scritto lontano dal Colle, alla fine del Trecento. È uno dei motivi di grande interesse di questo libro, la sua percezione dell'affermazione, no? Di colui che lavora per campare la vita e di colui sul quale invece a un certo momento arriva la fantasia, quella che Cennino chiama in questo senso. Ecco. Questo è un tema che merita di essere sviluppato, non lo sviluppo, lo accenno soltanto, ne parleremo e ne parleremo anche in questo convegno del quale ha detto Fabio Dei all'inizio che dovevamo fare quest'anno, che invece per le vicende della pandemia è rimandata alla primavera dello scorso anno, che affronterà il problema dell'evoluzione dall'artigianato all'industria, alla moderna industria, no? Facendo perno sulla Valdezza. In questo convegno ovviamente ci saranno relazioni anche proprio sull'arte del vetro, i relatori sono già individuati e ci saranno riprese questa problematica generale del passaggio dall'artigianato all'imprenditoria e quindi, diciamo, alla manifattura. Ecco. Sono stato più lungo di quello che avrei voluto, ma insomma le cose da dire erano molte. Questo libro veramente molto molto bello, meritava qualche parola e vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto caramente. Grazie professor Cammarosano, grazie tantissimo. Tanti temi sono stati sollevati, sarebbe bello anche rilanciare questo del rapporto arte-artigianato, no? Potrei rilanciare chiedendo in questa distinzione formulata da Cennino Cennini qual è il ruolo della religione, per esempio, cioè se non sia un'idea di ispirazione divina quella che fa la differenza fra l'artigianato e l'artista, che poi diventa l'ispirazione secolarizzata del boemiano ottocentesco, no? Però vabbè, questi sono temi che ci portano lontano dal libro e ci prepariamo a dare la parola ai due autori. E premetto il fatto che abbiamo sulla chat di YouTube una domanda di Jacopo Paganelli, collaboratore anche lui della Miscellanea Storica, che scrive: complimenti agli autori e grazie per la chiarezza delle presentazioni. Mi chiedevo, rimangono dei legami con Gambassi anche dopo l'inurbamento
penso ai lasciti P, agli enti Gambassini, eccetera. Ecco. Allora io darei la parola a Franco e Silvano, non so in quale ordine, chiedendo magari di rispondere anche a questa domanda. Ma direi la parola a Franco. Sì, naturalmente rimangono perché è praticamente il dono della famosa tavola della palla di Gambassi è proprio l'esempio più lampante della devozione che continua a mantenere Becuccio rispetto alle monache gambassine, alle romite, e questo continua a investire, continua a comprare terreni più o meno nella stessa zona e acquista diversi ettari fra Gambassi e la Pieve a Chianni, non so se conoscete più o meno l'area. Io mi ero preparato un intervento scritto, ma velocissimo, una paginetta, perché per non impappinarmi, non sono molto abituato a parlare in pubblico. Vorrei ripercorrere brevemente come è nata la ricerca, praticamente. Praticamente è nata dalla conoscenza che ho avuto con Maria Mendera e la produzione vetraria valdelsana che lei ha studiato grazie a Riccardo Frankovic, di cui mi vanto d'essere diventato amico grazie proprio agli scavi archeologici a cui ho partecipato e che sono stati fatti qui a Gambassi tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90. Insomma, queste tematiche mi hanno sempre interessato, quindi essendo stato anche responsabile dell'ufficio cultura del comune di Gambassi ho cercato in qualche modo sempre di valorizzarle e questa ricerca credo abbia fatto in modo di valorizzarle perlomeno per un certo periodo. Praticamente poco prima di iniziare questa ricerca io avevo letto Il mio nome è rosso di Orhan Pamuk e mentre lo leggevo praticamente fantasticavo su una storia simile ambientata fra i bicchierai gambassini emigrati a Firenze, e quale migliore protagonista poteva essere se non Becuccio Bicchieraio, ormai leggendario, con due ritratti, appunto, come è stato detto, con due citazioni del Vasari. Quindi c'erano tutti i motivi per cercare, questa era magari una presunzione scrivere un romanzo, però è stato l'impulso con Silvano a fare la ricerca. Silvano era tanto tempo che mi sollecitava, facciamo una ricerca insieme, vediamo cosa si può fare. Lui era più esperto delle chiese volterrane. Io gli proposi di fare questa ricerca in cui io mettevo appunto le mie conoscenze di allora sul vetro e lui metteva le sue conoscenze paleografiche e diplomatistiche, che non erano banali, anzi erano coltivate da tempo. E appunto nel 2014, quindi pensate un po' quanti anni sono, iniziamo nel marzo del 2014, iniziamo questa impresa. Poiché io già all'epoca ancora lavoravo, la frequenza dell'archivio si riduceva a una media di una volta alla settimana. È stato anche questo il motivo per cui è durato così tanto tempo la ricerca. E appunto fin dall'inizio non era certo che Becuccio e Domenico fossero la stessa persona, seppure Alessandro Conti nel quel famoso saggio Andrea del Salto e Becuccio Bicchieraio tende a farne un'unica persona, le cose non erano così lampanti. Lui soprattutto faceva delle deduzioni, non aveva le prove archivistiche che la cosa stesse in piedi. Così queste prove appunto iniziamo a cercarle io e Silvano. E una parte di come è stata affrontata la ricerca è sintetizzata anche nella premessa del volume. Un fatto che ci inquietò abbastanza
fu quando trovammo i due nomi in uno stesso documento, c'era il testamento di Becuccio e poi più sotto c'era questo legato di Domenico. Questo ci scoraggiò all'inizio, perché pensammo che non fossero la stessa persona. Immaginate, nella riga sopra testamento di Becuccio, poco sotto legato di Domenico Bicchieraio, perché ancora non sapevamo che Beco e Domenico fossero, praticamente Beco fosse la forma contratta di Domenico. Lo scoprimmo successivamente. E poi nell'archivio di Stato di Pisa praticamente riuscimmo a risolvere la questione, e da allora praticamente la ricerca proseguì in maniera abbastanza spedita e ci ha dato delle soddisfazioni e soprattutto ci ha divertito. Silvano è un topo d'archivio, lui starebbe continuamente in archivio, quindi immaginate una ricerca che dura così tanto tempo, lui l'ha sicuramente divertito. Io praticamente cosa vorrei ringraziare tutte le persone pubblicamente che ci hanno aiutato. L'amico Gustavo Bertoli, che con le sue ricerche all'Archivio di Stato ci ha scovato tantissimi bicchierai. Abbiamo già una messe, come si dice, di documentazione per future ricerche, grazie appunto a questi personaggi che sono stati scovati. Poi sia Vieri Mazzoni che Jacopo Paganelli ci hanno aiutato molto, ad esempio nei raspaticci di gallina di tanti imbrigliature notarili difficili da leggere, e quindi ci sono stati di molto aiuto. Oltretutto Vieri Mazzoni è stato il tramite con Sergio Tognetti per coinvolgerlo in questa ricerca. E poi naturalmente Oretta Muzzi ci ha affidato praticamente tutte le schede e i registri che lei aveva accumulato nel tempo per quella ricerca appunto esemplare che aveva fatto già per quel convegno sull'arte vetraria che ci fu fatto a Colle a Gambassi, e quindi anche lei aveva tantissimo materiale che noi abbiamo in qualche modo sfruttato. Poi come non ringraziare i due relatori per le parole così lusinghiere che ci hanno fatto praticamente, Paolo Cammarosano e Sergio Tognetti. Oltretutto praticamente Paolo, man mano che questo lavoro lievitava, praticamente da un articolo della miscellanea come era nato, ha voluto ospitarlo nella collana che lui dirige, e quindi di questo gliene siamo sicuramente grati. E Sergio, oltre alla bella presentazione che ha fatto oggi, ma che aveva fatto anche per il volume, ha letto le bozze e ci ha dato tantissimi consigli e ci ha corretto sicuramente tante inesattezze che noi avevamo prodotto. E poi in questo mio breve intervento finale ringrazio la mia figlia Giorgia, che ha letto le bozze, l'ha corretto, ha reso il testo più scorrevole, ma qualche erroretto è sfuggito anche a lei. Mi sono accorto che qualche erroretto purtroppo c'è rimasto. Io vi ringrazio tutti. Fabio, ridò la parola a te. Grazie Franco. Silvano? Vabbè, io non ho molto naturalmente da aggiungere che ringraziare per le bellissime parole dei professori, che veramente hanno esaltato il nostro lavoro. Mi piace sottolineare soltanto un fatto. Se ricordo bene, io e Franco siamo entrati in società, se non erro, nell'88 nell'89, salvo il vero. E quindi eravamo già amici, abbiamo lavorato in società, ma con amicizia e con impegno. Questo lavoro per noi è stato, ecco, non solo un lavoro, ma un consolidamento di un'amicizia che ci ha fatto lavorare insieme, diciamo, consolidando le nostre capacità e soprattutto consolidando questa amicizia, che mi ha fatto veramente piacere
spero che continui perché, tanto per dirlo ai nostri vecchi, se Dio ci dà la salute perché c'è già un'età alle spalle, possa continuare la ricerca anche in questo ramo dei bicchierari. Ecco, tutto qua. Grazie di nuovo e andiamo avanti. Grazie. Grazie Silvano, come ogni presentazione che si rispetti, diciamo, si conclude con un programma per un lavoro successivo, ecco, di questo siamo molto contenti. Io non so se ci sono altri interventi, se i relatori vogliono tornare su alcuni dei punti sollevati. E se non è così, visto che abbiamo fatto anche abbastanza tardi, vi ringrazio tutti, ringrazio chi ha ascoltato sui canali social, ha avuto la pazienza di arrivare fino in fondo e anche di aspettarci alla fine per l'inaspettato ritardo per problemi tecnici. E, grazie ancora e vi rimando ai prossimi incontri che spero a questo punto possano essere anche in presenza della Società Storica della Valdelsa. Arrivederci, buonasera. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Buonasera a tutti.